Jim Jarmusch è considerato uno dei cineasti, ma dove? Ma dove? E ci mostrano com'è il loro vissuto nazionale. Il vissuto nazionale? Ma che cazzo dico? Nelle. Addio. Cioccolatini prelibati. Buongiorno, buon lunedì e buon inizio settimana. Come state? Che combinate? Io sono in uno stato di pace assoluta, di zen, di nirvana karmico cinematografico. Me coglioni. Perché ho visto un film che mi ha illuminato come un'intuizione divina. Un film che probabilmente rimarrà un po' di nicchia, che va assaporato, va gustato con il desiderio di farlo, per godere dei benefici della sua sceneggiatura. Oh. Ma cominciamo dall'inizio. Ebbene sì, i vampiri sono tornati. Ma stavolta non è come tutte le altre volte. Non è Fright Night, non è Intervista col vampiro, non è Twilight, non è Dracula di Bram Stoker. Il film di cui sto parlando è Solo gli amanti sopravvivono. In originale Only Lovers Left Alive. Film del 2013 presentato in concorso alla 66esima edizione del Festival di Cannes. Scritto e diretto da Jim Jarmusch, di cui ammetto a malincuore di non aver ancora avuto il piacere di guardare altro. Ma rimedierò, visto quanto ho apprezzato la sua ultima pellicola. Comunque, se qualcuno l'avesse visto, lui è anche il regista di Limits of Control, Broken Flowers e Coffee and Cigarettes. Coffee and Cigarettes. Cos'è scema questa? Come cazzo parlo? Bella domanda. Jim Jarmusch è considerato uno dei più importanti cineasti del cinema indipendente americano. E tra le sue skills annoveriamo anche la sceneggiatura, la recitazione, la produzione, il montaggio e la composizione musicale. Trama! Tilda Swinton e Tom Hiddleston sono due vampiri innamorati e ci mostrano com'è il loro vissuto personale di creature della notte. Il tutto condito da dialoghi filosofico-quantistici con riferimenti storici e critici all'esistenza dell'umanità, dagli ultimi secoli ad oggi. Nelle loro giornate, anzi nottate, che simpatica Violetta, giornate, nottate! Mi sono proprio divertito. Compaiono altri tre personaggi chiave. Il primo personaggio è l'incosciente sorella della Swinton, interpretata da Mia Wasikowska, e vampira anche lei, che ho visto anche come Alice nella Alice di Tim Burton e nell'incredibile Stoker di Park Chan-wook. Il secondo personaggio è Marlowe. Sì, proprio lui, Christopher Marlowe, soprannominato Kit, l'artista maledetto, il genio e sregolatezza, il poeta e drammaturgo contemporaneo di William Shakespeare, morto giovanissimo durante una rissa in circostanze mai chiarite. Marlowe, vampiro anche lui, è interpretato da John Hurt. Il terzo è Anton Yelchin, nel ruolo di Ian, un umano da cui Hiddleston si fa aiutare per procurarsi oggetti rari e di difficile reperibilità, come delle chitarre storiche o un proiettile di legno. Anton Yelchin l'ho visto protagonista sempre alle prese con i vampiri contro lo spietato vampiro di Colin Farrell e anche in uno degli ultimi Star Trek nel ruolo di Pavel Chekhov. Ma ora che vi ho accennato una trama sommaria e alcuni personaggi, passiamo all'essenza del film, che è quella che conta. Gli eventi della trama non sono stravolgenti né incredibilmente mai visti. Ciò che rende unico questo film è il punto di vista che gli ha donato Jim Jarmusch. È un film così pregno che si potrebbe parlarne per ore ed analizzare ogni riferimento storico, biblico e socioculturale. Ce ne sono talmente tanti che dopo averlo visto ho avuto la sensazione di non averne colti alcuni. Per mia ignoranza personale, ovvio. Perché non mi sorprende? Provo a darvi qualche suggestione senza entrare troppo nello specifico, per non privarvi dell'emozione di gustarvelo da soli. Anzitutto una parentesi su Tilda Swinton, che interpreta questa sublime vampira, Eve, Eva, e su Tom Hiddleston, che è il suo compagno, Adam, Adamo. Adamo ed Eva visti come due creature della notte, due esseri eterni e infiniti, vivono imprigionati nel nostro mondo e ne parlano, lo analizzano, lo sviscerano, lo vivono con la saggezza data dai secoli e secoli di vita, cosa che non succede per Ava, Mia Wasikowska, il personaggio della sorella, che invece è tipo una pazza incosciente. E tu dici, se sono secoli che vive, perché lei è rimasta così tarata? Questa è la dimostrazione che chi nasce tondo non muore quadro. Se nasci testa de c***o, rimani testa de c***o. Giusto. Scusate, questa è una mia personale interpretazione, ma... Giusto. La saggezza invece dei due protagonisti, soprattutto del personaggio di Tilda Swinton, guidano lo spettatore a riflettere su tantissimi meccanismi umani che si riescono a comprendere meglio solo dall'esterno, solo da un punto di vista diverso. In questo caso, quello di un vampiro. Tilda Swinton ha già recitato per Jim Jarmusch in The Limits of Control, in Burn After Reading dei fratelli Coen, nel curioso caso di Benjamin Button, nelle Cronache di Narnia, in Constantine, e sì, anche in un piccolo ruolo nel mio adorato Vanilla Sky. Che dire, io sono andata a vedere questo film per godermi il talento di Tom Hiddleston. Oh mio Dio, è un uomo nudo. E mi sono bruscamente ricordata di quanto questa donna sia unica, sublime, incredibile e brava.
sono uscita dal cinema innamorata di lei e del suo personaggio, con questo aspetto così particolare che nonostante non sia una bellezza convenzionale, affascina da morire. In questo film, vederla così pallida e di un biondo quasi albino, girare vestita di bianco e beige tra le strade di Tangeri, è qualcosa che ipnotizza lo sguardo. Eve è vissuta e pura, è saggia e serena, ama il mondo, lo accetta così com'è, ama la vita, ama le piccole cose, ha letto libri e libri e libri, ha una conoscenza secolare e trasmette un senso di bellezza e conforto. È un personaggio che nonostante abbia visto tutto, ancora si stupisce delle cose, prevedendo i grandi cambiamenti del mondo grazie ai dettagli della natura. Tom Hiddleston, Adam, è invece un compositore, un musicista savio e intelligente, ma dall'animo più tormentato, dal cuore più affaticato. Veste sempre di nero, porta i capelli lunghi e spettinati, ma l'aspetto austero di Adam, che mette un po' in soggezione, viene spezzato dai suoi occhi enormi e blu, che sembrano quelli di un bambino potente e fragile. Adam si lascia guidare dalla sua Eve, perché lui è molto più incline a perdersi con il pensiero nell'inaccettabilità di ciò che compiono gli zombie. No, niente guerre tra mostri, gli zombie siamo noi. È così che i vampiri di Jarmusch definiscono gli esseri umani, perché noi viviamo come degli zombie, non abbiamo tutto il tempo che hanno loro di assaporare la vita. Noi non siamo eterni e quest'ansia di non esserlo ci porta a consumarci prima del tempo. Lavoro, 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 guadagnare, 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 spendere, 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 realizzarsi, 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 riprodursi, 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 morire, morire, morire. Se lo dici con quel tono. Le atmosfere del film sono indie e underground. La musica è un po' psichedelica, da camera, Pink Floyd style, con contaminazioni africane e medio orientali. Il film è lungo e si stende lento e dilatato. Ti dice, quando uscirai dalla sala, tornerai alla tua frenetica vita. Uscire, guidare, andare al lavoro. E non avrai nemmeno il tempo di dire, sono qua, sono vivo. Quindi ora rilassati, guardami, fatti cullare dalla colonna sonora, dai dialoghi astratti e concreti. Lasciati andare e goditi questi minuti della tua vita. Hai tutto il tempo di bruciartela non appena uscirai di qui. Molto particolari le sequenze in cui i vampiri bevono il sangue. La sensazione che Jarmusch ci lascia immaginare è quella dell'assunzione di una droga, che li manda in questa estasi per pochi istanti e riabilita loro le forze. Ci sarebbe ancora molto altro da dire, però ho già parlato troppo. Io ho intenzione di rivedere il film, perché voglio cogliere tutto ciò che mi sono persa e rivivermi quel senso di beatitudine che lascia. Solo gli amanti sopravvivono. Ed è sul finale che darete un senso a questo titolo. Però non vi dico niente, ve lo vorrei dire, però non posso dirvi niente. Fatemi assolutamente sapere se l'avete visto e se vi è piaciuto o no e perché. Ma soprattutto se lo avete visto, scrivetemi tutte le sensazioni e le emozioni che vi ha dato. Cosa avete colto di prezioso? Perché secondo voi solo gli amanti sopravvivono? Io vi auguro una buona settimana. E sapete che famo sta settimana? Proviamo a vivercela come Adam e Eve. Proviamo a viverci le giornate dilatando ogni momento. Anche quelli frenetici, soprattutto quelli frenetici. Così, tanto per riprendere fiato dalla frenesia che ammala e uccide. E soprattutto date un profondo, profondo valore all'amore. Perché solo gli amanti sopravvivono. Quindi, vi conviene, fidatevi. Mi dispiace se vi ho ammorbato per tutti questi minuti. Io vi amo come al solito, ci vediamo lunedì prossimo, ciao!